bentornati, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'avventura di Go Fishing. Oggi vi presento un video un po' particolare che ho girato in un piccolo torrente qui in Friuli, dove dopo essere arrivato sul luogo, così ho un po' sondato, ho visto un po' il fiume e ho notato che i livelli erano comunque molto bassi. Diciamo che qui in questo periodo i fiumi di fondovalle o le sorgive non stanno soffrendo più di tanto, ma in montagna, visto che quest'anno e l'anno scorso anche c'è stata comunque una grande siccità durante l'inverno e pochissima neve, i torrenti stanno patendo parecchio. Allora, così chiacchierando insieme all'amico che è venuto con me a pesca, abbiamo deciso di scegliere tra due tecniche su come poter affrontare il fiume. A secca era praticamente impossibile perché l'acqua era talmente bassa che non creava nessuna piana, nessun raschietto, e quindi ci sarebbe stato inutile, sarebbe stato un po' solo appoggiare questa mosca in acqua così sperando che qualche pesce salga, e quindi l'abbiamo scartata subito. E ci restava se decidere se pescare a tenkara o pescare a ninfa, andando a cercare nelle buche, in quelle poche buche che erano restate, le trote, se fossero state disposte comunque a collaborare. Allora abbiamo deciso insieme così di passare una giornata pescando a ninfa in questo piccolo torrente, e vi dirò che è stata la scelta migliore. Ci siamo veramente divertiti, tante trotelle, non di taglia, ma come vi dico sempre, la cosa per me più bella che posso vedere nei fiumi è vedere che c'è vita e vedere che comunque sono state catturate, lo vedrete anche nei video, un po' tutte le misure, le taglie, diciamo così, di trote, quindi dai 7 ai 22-25 cm, che è la misura standard, diciamo, per un torrente così piccolo, secondo me. Poi sappiamo che con immissioni o cose ci possiamo trovare anche pesci più grandi, ma queste sono tutti pesci naturali, nati sul posto, e quindi la misura è quella. Comunque una giornata divertentissima, e pesci sani, in forma, che anche se di dimensioni piccole, come vi dicevo prima, tiravano come dei piccoli treni. Quindi è stata veramente una bella giornata di pesca. Bene, a questo punto, come al solito, vi spiego un po' l'attrezzatura. Ormai lo sapete già, ve l'ho detto più volte, è sempre quella: assetto 10 piedi per coda 2, finale molto lungo o direttamente pescando a filo, tanto i lanci erano cortissimi, tip dello 013 fluorocarbon e ninfe che variavano, come diciamo più o meno pesco quasi sempre, tra la misura del 12 e la misura del 14, con bed circa del 3,5, 3,8, non serviva andare più pesanti, anzi la 3,8, per dirvi la verità, si agganciava spesso sul fondo, quindi l'ho usata pochissime volte, solo nelle buche più profonde. In realtà quasi sempre ho utilizzato delle bed del 3,2, tanto per darvi un'idea. E piccolo spot ovviamente acceso per attirare le trote, e ha funzionato benissimo. Bene, questo lo vedrete però alla fine del video, quindi mi raccomando, vedete tutto il video, perché alla fine ci sarà anche la mosca che ha reso di più durante la giornata di pesca. Bene, come tutte le altre volte, comunque come vi ho già anticipato, il video è diviso sempre in tre parti: questa che è la parte introduttiva, una parte centrale che è proprio dedicata alla giornata di pesca, e come vi dicevo prima, alla fine ci sarà anche la mosca che ha catturato di più, in questo caso una ninfa, che ha catturato di più durante la giornata. Bene, detto ciò, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ancora per tutti i like che mi lasciate, le iscrizioni che fate, e se non l'avete ancora fatto e se vi va, ovviamente iscrivetevi al canale. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci a presto con le nuove avventure di Go Fishing. Un saluto a tutti, ciao!